I've had many names. Sauron lives! Because of you! Morgoth is gone. Leaving us alone. Giulio Cesare, non è difficile da capire che tanto non moriva se mi cambi l'attore. Cioè, non capisco la scena, perché tipo l'hanno fatta poi con tutta questa tensione come col jumpscare. Quando dico, allora, questo dice che si chiama Sauron, non ha la faccia di questo, è ovvio che morirà. Ragazzi, come fai a parlarne, come fai a chiamarlo il Signore degli Anelli? Una fanfiction. C'è un topolino. Mo ci sarà un altro jumpscare, guarda. È caduto, ma chi è? È tipo Tranello del Diavolo. Un mondo tutto col pieno. Non sto capendo, ma è una cosa che è successa dopo la prima serie. Ma che fa tipo il dottor Who? Cioè, se muore esce con un'altra faccia. Non era così, Sauron. Non ho capito cosa ha fatto alla tizia che stava su sto caretto. Questa è scomparsa e è comparso questo con sta faccia. Quindi stavo guardando, dico, ma che poteri ha Sauron? Cioè, è muta forma, nel senso lui si trasforma in quel cazzo che gli pare. Però poi a un certo punto i Valar si incazzeranno, mo te la faccio breve, e lui non potrà più prendere volto di cosa bella, quindi okay. Poi diventa solo brutto. Lui è un figo tra i tizi de Morgoth. Lui è il capo di quelli de Morgoth, perché è una merdina che sta in giro e lo odiano tutti? Questo c'ha i Barlock che gli puliscono casa. Io non ho capito questo, che non c'ha uno straccio d'alleato, sta da solo, non c'ha una baracca, uno che non lo so, gli dà un fiammifero. Cioè, adesso tu mi vuoi far credere che questo qua c'aveva tutto il piano prima. Chi è questo? Questo non è Sauron. No. Questo praticamente era il più bello dei Maia. Che lavorava per Aule, poi però si è fatto corrompere da Melkor perché c'hanno spiriti affini, perché sono tutte e due dei pezzi di merda, è diventato il praticamente il capo. Poi qualcuno mi deve spiegare dove cazzo è andato Morgoth. Improvvisamente pirati dei garage. Ma non è sto coso? Ah, cioè, ma manco la stava seguendo. Questo sballottato dagli eventi perché gli orchi l'hanno ucciso. Ma in che senso? Questi capelli non li vogliamo farli. Potevano fare anche Galadriel con i capelli corti. Perché si sono fottuti l'anello, non ho capito. Ma in che senso? Ma tanto nessuno lo caga. Gli orchi lo schivano. De già, mazza. Ma che succede? Ma che è sta cosa? La fuga degli anelli? Ma chi è lo scrittore dei fanfiction che lavora la sceneggiatura di sta affare? Questo è il nuovo re degli orchi che non si è capito che cazzo è. Cioè, ma adesso mi vuoi dire che gli orchi non decidono di stare con Sauron? Ma sono schiavizzati, dai. Ma che cazzo dite? Voglio dire, questo qui è un mondo che ha delle regole, c'è un patto narrativo. Gli orchi stanno dalla parte de Mordor. Punto, de Morgoth, de Sauron e di chiunque ci sta là. Ma che è sta novità? Ah, mo c'è Gandalf, eppure questa. No, aspetta, quello lì è di Radagast. Ma quindi è Radagast? Sì, ma fateci vedere però. Ma che cazzo è questo? Oh, mangia morte. Il mannaro te darà retta, almeno lui? Infatti. Prego. Niente, proprio no, gli danno retta di incazzo. Come, ma che tu che fai nella vita? Chi sei tu? Ma tu dovresti avere dei poteri, fra. Non è che sei umano, eh. Ma dai, è una botta, fa qualcosa, Dio santo. Come se dovessi empatizzare con lui. Che cazzo è? Poi essere felice quando ti ha il potere. Si sta là, guarda, c'ha paura il cagnolino. Mica ci farei amicizia dandogli l'osso. Sì, penso che voglio allargare anche a Tolkien e a Harry Potter il mio canale, sì. Ma questo qua dovrebbe essere quello dell'elfo più vecchio che ci sta, l'unico con la barba. Cioè, gli hanno messa la barba, quindi anche se sembra un giovane Gandalf. To do otherwise means falling prey to the designs of the enemy. Ma perché di enemy? Cioè, è scagato da tutti, non se lo cagano manco gli orchi. E Morgoth se n'è andato. I Barlog non pervenuti. Gli orchi non se lo cagano, ma il nemico di chi? Mazza, già l'hanno trovato. L'ha portato sta su una barchetta da solo, guidata da nessuno. Ma qual è una terra così deserta? Ah, Poppy, ciao. Rune. Poppy, non è che sei venuta solo per morire, no? Poi gli piace come House of the Dragon, fa ste scenette dei 2 minuti, tutte spezzettate. E ci stanno sti tizi che sono i mangiamorte, no? Perché sono vestiti uguali. Che hanno un occhio sulla sella. L'occhio solo Sauron può essere.
Come vuoi dire che ha fributato pure simbolo? Ma perché è così difficile prendere un libro e metterlo così in pellicola? Poi dico, non è che il Silmarillion è come Fuoco e Sangue? Cioè il Silmarillion così è andata, così è, punto. Che fai? Butta in acqua! Stava buttando gli anelli dentro l'acqua, ma è stato sbalzato e ora sta prendendo gli anelli. Ma perché fanno con la musichetta dell'anello del potere? Tre anelli, non so, malvagi. Perché è come che non mi fai trovare Isildur. Io lo so che non sono malvagi, ma che è tutta sta cosa del sono malvagi, non sono malvagi. Io non dico che non ne devi parlare, perché okay, ci può stare. Ma non faccio tutta la cosa che, cioè, che questi qua si comportano in modo strano ogni volta che c'hanno sto cazzo di anello in mano. Non è l'anello del potere. Ma non è vero, ma non è che li tortu... Cioè, fermi, tu chi sei? Perché tu sei un elfo. Sei un elfo mezzo orco che non è diventato orco. Allora capisco quello che stai dicendo. Credo tu ti vuoi vendicare perché questi ti hanno ucciso. E loro ce l'hanno con te perché tu eri il servitore di Morgoth. E poi perché non mi fanno questi regalati di bianco? Cioè questo qui è il pretesto per far prendere l'anello a Galadriel. Non che glielo danno perché lei è Galadriel. Gli è caduto sui piedi, ecco, sì, è mio. Cioè, era poetico, no? Cioè, poetico è quando uno dà un ruolo a una persona, a un personaggio. Cioè, che cazzo serve? Scusa, Michele Brimborn? No, allora, perché io dal trailer ho visto che a un certo punto Sauron arriva a riparlare con sto Michele Brimborn. Michele Brimborn è quello che ha fatto i tre anelli. Nel Silmarillion viene ingannato da Sauron per creare questi tre anelli, perché lui già ci aveva in mente di fare l'unico anello. La nuova forgia è stata fatta. Vedo nel trailer che ci avrà che fa con Sauron. O non famo che l'anello del potere è stato creato da Michele Brimborn e non dalle fiamme del Monte Fato, perché io divento pazza. Quindi il piano malefico di Sauron qual è? Uccide quelli che gli hanno fatto del male? Questo è il piano malefico di Sauron, perché effettivamente... Effettivamente sti anelli hanno aiutato. Dov'è il punto dell'anello del potere? Written by Jennifer Cuora. Non scrivere mai più.